non mi permetto. Ma io credo che noi dobbiamo offrire all'Italia una nuova speranza, perché chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ci è riuscito ed è giusto ammetterlo, ma ha iniziato a tradire quella fiducia. Volevano un paese con meno povertà e più giustizia, e in pochi giorni stanno distruggendo le speranze di vita di tantissimi italiani, colpendo e massacrando soprattutto le giovani generazioni. Quindi sarà un cammino lungo, perché non sarà facile, ma bisogna combattere, perché ce lo chiede questo paese, ripeto, per costruire un'altra speranza, voltare pagina e salvare l'Italia. Grazie. Grazie, ciao a tutti.